Ci siamo, guardate qua, è arrivata. Quindi ha piovuto tutto il giorno, adesso c'è un piccolo sprazzo di luce, di sole, e noi siamo già di nuovo felici. Perché cosa abbiamo? I carciofi. Però non sono romaneschi, sardi, si chiama questa tipologia, si chiama tema. Tema, carciofo tema, guardate qua che bellezza. Allora, ma come si fanno a riconoscere i carciofi quando sono freschi veramente? Avvicinati qua, senti. Come fa? Scrocchia. E quindi che significa? Che il carciofo è freschissimo. Ma allora, tornato alla palestra, voi dite, ma a quest'ora già sei tornato alla palestra? Sei tornato, ma che fai durante il giorno? Io domenica ho lavorato tutto il giorno, dalle 9 di mattina, per chi non lo sapesse, fino alle 11 di sera. Quindi oggi mi vengo un po' più tranquilla. Quindi, carciofi, li pulisco. Allora, faccio una pasta. Quindi che cosa succede? Taglio qua il gambo. Comincia a sfogliarlo come se fosse una margherita. Mamma non mamma. Sentite il rumore? Questo è il carciofo fresco. Questo è il carciofo fresco, quando è così. Mai essere tirchi. Adesso che faccio? Metto qua con il contenitore, vado così, vedi, guarda, così sottile, vado qua. Allora, Stefano se ne fa 100, 200, al banco, lì a Campo dei Fiori, tutti quei signori che stanno lì, veramente ne fanno tantissimi puliti. Aspetta, sono troppo, vedi, piano piano, spelucchino curvo che taglia bene, così, vado, non si spreca niente, perché questi costano, questi qua costavano, mi sembra, 90 centesimi l'uno. Poi taglio qui, zacchete, e va bene. E poi mo vi faccio questo carciofo dentro, guardate qua, pochissima barbetta, lo metto qua dentro, acqua e limone, o se no acqua e gambi di prezzemolo. Vedete, il limone spremuto, la carta, così non si ossida, perché il carciofo viene a galla e noi non lo facciamo ossidare, rimane sempre bianco. E adesso la pasta, andiamo, olio. Allora, io sono affezionato a degli oli, no? Però non voglio fare nessun tipo di pubblicità, voglio dirvi soltanto, scegliete l'olio buono, perché giustamente ieri proprio mi ha detto un signore, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: bravo che fai questa bella comunicazione dell'olio. Olio buono, perché cambia tutto, ne consumate di meno ed è più buono, guardate. Allora, aglio, tolgo, c'è un po' di anima, metto qua dentro e già cominciamo a farlo andare. Poi, questa è mentuccia, proprio l'ho trovata pochissima, però la uso, solo i gambi qui, guardate che robetta, mentuccia o nepitella nel resto del mondo, quindi è fantastica, carciofi e funghi è un'altra storia. E vedete qua, così diamo tutto quanto il gusto a quest'olio, buono buono. E adesso taglio il carciofo, gambo da una parte, poi ta 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 ta, ok? Così. Olio già profumato, guardate, bello, levo tutto questo, così, e incomincio a mettere i carciofi. Quindi, sentite il rumore? Ah, gli schizzi dappertutto, gli schizzi dappertutto. Così, bellissimo, sale, quando il sale è buono, qualcuno ha detto, ma che sale usi? Di qualsiasi parte del mondo, bianco, non raffinato. E poi il nostro rumore, questo è il nostro rumore, è il rumore dell'amore, lo sappiamo, no? Adesso sti carciofi come facciamo a cuocerli bene? Ho messo sale, metto, poi vi dirò, qualcuno mi ha chiesto anche dell'olio al peperoncino, poi ve lo dirò, olio al peperoncino che ho fatto io, e poi qua, guarda qui, carta forno. Va bene così? Va bene, aspetta. Come lo vuoi il carciofo? Morbido, che si scioglie in bocca, tipo alla romana. E adesso guardate qua, pa. Carta bagnata, senti musichetta, ma andiamo, vai. Poi, pasta,
non mi criticate della sempre la solita scelta della pasta, ma c'ho questa a casa. Fino a quando la finisco bisogna mangiarci questa, ci mangiamo questa. Io uso anche qui sto tonnarello che ha avuto un successo strepitoso. Ecco qua, siamo in due. Vado, acqua salata e vado. Ci mette 6-7 minuti, quindi guardate qui, qua sta al massimo, qui sta al massimo, sta cuocendo, quindi che cosa creiamo? Con questa carta un effetto vapore, quindi il carciofo si cuoce bene e non diventa scuro, ok? Sentite, sentite il rumoretto? Quindi, a me, gli occhi, ci vediamo tra pochissimo. Ci siamo quasi. E oggi dopo dorsali e bicipiti, andiamo pasta con i tonnarelli con i carciofi. Allora guardate qui, e sta qui, ci serve proprio un pochetto ancora. Vedete, guarda che spettacolo. Sentiamo se sono buoni. Pasta, tonnarello dentro, vai così. Allora, ci siamo? Siamo pronti? Guarda qui, ecco qua. Adesso, mentuccia, un pochino di acqua, finiamo di cuocere, come ben sapete, un minuto prima la pasta qua dentro, con tutto quanto l'intingoletto. Questa è una pasta salutare, ci fa star bene. Ci siamo? Io penso di sì. Mamma mia che bellezza. E qua ragazzi non si scappa. Pecorino. Allora, chi non piace l'aglio, perché ho sentito fuori dal fuoco, zacchete, fuori dal fuoco. Allora, chi non piace l'aglio può anche non mettere l'aglio, Io non posso non mettere l'aglio e il pecorino, che io poi, avete visto, l'aglio lo tolgo sempre. Adesso, giriamo, fuori dal fuoco. Mescoliamo bene, mamma mia il profumo ragazzi, ma non è, questa è sinfonia, mamma mia. Mamma mia che spettacolo. Allora, forchetta, bella. Come sarà? Io non lo so. Da paura, carciofo buonissimo, lentuccia rinfresca e il pecorino ci ingrassa. Questa è la pasta che dedico a tutti quelli che mi vogliono bene, e quelli che non mi vogliono bene, pasta in bianco. Ciao.